Ah, è stata una partita, diciamo, abbiamo sbagliato l'approccio, abbiamo sbagliato, l'avevamo preparata in un modo e non siamo riusciti a eseguire le cose che ci ha detto il mister. E niente, è andata male, è una partita da cancellare assolutamente perché penso che da inizio anno una partita così non l'abbiamo mai fatta. O meglio. Siamo partiti male, però poi ci siamo sempre ripresi un pochettino. Invece è stata proprio una partita brutta da dimenticare e ripartiamo domenica sperando con una bella vittoria. Dobbiamo prendere sempre uno schiaffo prima di svegliarci, e quindi è un po' un nostro difetto che ci portiamo tutto l'anno dietro, come quello di quando si vince una partita non riusciamo mai a dare continuità. Questi sono stati i due difetti più grandi dell'anno. Beh, forse neanche non solo nostro, perché vedendo anche ieri la Reggiana aveva l'occasione di andare avanti, di cercare di mettere a rischio il Padova il campionato, e invece anche lei non è stata l'annata delle occasioni, ecco, non si sono colte mai le occasioni. C'è una cura. Non c'è una risposta ben definita, però bisogna portarsi dietro nel bagagliaio gli sbagli già fatti, le cose già fatte, e ricordarsi e quindi cercare di non ripeterle più. Ma c'è un rammarico quasi per tutto l'anno, perché è un campionato che secondo me potevamo fare molto molto di più. Però è andata così, adesso ci dobbiamo rimboccare le maniche e cercare di affrontare questi playoff nel modo giusto e con un gruppo forte e un gruppo consapevole che può fare grandi cose. Dipende come puoi arrivare anche sesto, settimo, ottavo, però dipende se c'è la squadra puoi andare a battere tutti quelli che vuoi, perché le qualità ci sono, quindi non è un problema. Però ovviamente arrivare più in alto possibile aiuta, e a livello morale, a livello di classifica, a livello di turni, se passi qualche turno, quindi aiuta. È una Tosta. partita tosta, una squadra fastidiosa, una squadra che ti metterà sicuramente in difficoltà, però cercheremo di riscattarci da questo 3-1 di Bergamo, assolutamente, perché bisogna sentirsi un po' feriti nell'orgoglio e insomma anche a livello di immagine, Quindi per non sbagliare l'approccio, immagino ecco. questa sia Dobbiamo costante. cercare di non sbagliarlo, di approcciare subito bene la partita da primo minuto e indirizzarla nel verso giusto. Li ho apprezzati. Li ho apprezzati, cioè nel senso hanno fatto una cosa giusta, perché giustamente poi dopo un po' Poi si va sono bene visti. essere bravi, però insomma, dai, ci seguono dappertutto, in tutta Italia, robe varie, quindi è anche giusto che si arrabbino.